Ciao a tutti. Mi dispiace molto quest'anno non essere a Frascati per la Forza della Poesia. È una manifestazione alla quale sono molto legata e alla quale partecipo fin dalla sua prima edizione, quella dedicata a Giacomo Leopardi, che ancora ricordo con grande nostalgia, anche perché proprio per quell'occasione era nata tra i banchi della Facoltà di Lettere della Sapienza una compagnia di lettura ad alta voce che in onore di Giacomo Leopardi, avevamo deciso di chiamare Umana Compagnia. Invitati dalla professoressa Bellucci, che ci ha visti nascere, crescere e ci ha sempre sostenuti in questi anni, arrivavamo a Frascati per contagiare la città con le nostre letture e per mescolare le nostre voci con quelle di quanti in questi anni hanno animato la manifestazione, ma soprattutto con le voci degli studenti delle scuole di Frascati che hanno sempre partecipato attivamente alla Forza della Poesia, dimostrando una volta di più il grande valore educativo che manifestazioni di questo tipo possono avere. Dal momento che quest'anno non sono lì a leggere con voi, ho pensato comunque di condividere una lettura e visto che la manifestazione di quest'anno doveva essere ed è di fatto dedicata a Saffo, ho scelto un'ode di questa poetessa. Ho scelto però una traduzione particolare alla quale sono molto legata. La traduzione che fece un giovanissimo Giacomo Leopardi. L'ode è intitolata, nella traduzione di Leopardi, La impazienza. Oscuro il ciel, nell'onde la luna già s'asconde, e in seno al mar le Pleiadi già discendendo van. È mezzanotte, e l'ora passa frattanto, e sola, qui sulle piume ancora, veglio ed attendo invan. Vi saluto e vi lascio con la speranza di poter l'anno prossimo tornare a Frascati a leggere e a condividere le parole e i versi che più amiamo, convinti tutti e uniti dalla convinzione che proprio nella condivisione di queste letture stia uno dei doni più grandi che possiamo fare agli altri.